Parto da una ricetta che mi è abbastanza cara perché, come diceva prima, ho iniziato qui in Piemonte il mio primo ristorante e ho scoperto che a Carmagnole i peperoni sono diversi. Non lo sapevo prima e sono veramente buoni. Tanto ho messo a bollire l'acqua. Andiamo a pelare il nostro peperone e lo andiamo a frullare. Adesso vi faccio vedere. Lo andiamo a cuocere, lo facciamo ridurre, mettiamo un goccio d'acqua, togliamo tutti quelli che sono i semini. Prima però di fare questa operazione ce n'è un'altra, che però si fa il giorno prima, che è quella delle acciughe. Le acciughe, come sapete, tra Piemonte e Liguria c'è sempre stata questa via del sale, che era, diciamo, l'acciuga era considerata la moneta quasi, il sale era la moneta e l'acciuga era il condimento più importante. Per cui cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso delle acciughe fresche, le andiamo a disliscare, perciò togliamo la lisca, togliamo la testa, le mettiamo in una teglia con della carta e si mette in forno a 70-80 gradi e le lasciamo essiccare. Ci vogliono circa 4-5 ore. Parte della ricetta viene fatta con l'acciuga e questa si può fare il giorno prima. Il giorno stesso si fa il peperone. A volte, quando si frulla la verdura, se avete del ghiaccio ne mettete una piccola parte e serve per non scaldare il contenuto che andate a frullare, perché frullare vuol dire comunque modificare un po' la struttura, si ossida prima e poi anche il sapore cambia. Voi non fatelo mai sta roba qua, però io posso. Mettiamo il sale con un colino cinese, lo andiamo a filtrare e facciamo ridurre. Possiamo anche usare una padella, che così possiamo anche fare prima probabilmente. Ok, lasciamo cuocere. Poi abbiamo aggiunto un altro ingrediente, che è la cipolla. Questo che vedete è una melassa di cipolla. La melassa di cipolla si ottiene prendendo delle cipolle intere con la buccia, si mettono in una teglia e si mettono in forno a 140 gradi per circa 3 ore, intere, senza mettere nulla, proprio solo la cipolla. Si mettono in forno, si lasciano stracuocere. La cipolla rimarrà praticamente vuota e una volta che è cotta la togliamo, la mettiamo sempre dentro, come questa operazione, dentro un colino, e quello che ne uscirà sarà il nostro contenuto. Lo andremo a restringere finché non otterremo questa consistenza, che è una consistenza, diciamo, tipo un miele, però è assolutamente naturale, non c'è nulla dentro. Ok? Vedete che intanto qui sta riducendo. Quando fate ridurre un liquido bisogna sempre stare attenti ai bordi, perché se il bordo si brucia il vostro contenuto saprà di bruciato. Con un cucchiaio, con un pennello, meglio ancora, si puliscono i bordi, ok? Se voi prendete un frullatore di questo genere ci vogliono almeno un paio di peperoni, almeno un paio, per poter ottenere il succo. Se lo fate con uno non vi verrà mai. Abbiamo quasi ridotto a zero l'acqua del peperone. Poi a questo punto va rifiltrata con un colino più sottile e abbiamo ottenuto il succo ridotto, ok? Alla salsa cosa aggiungiamo? Andiamo a mettere un filo d'olio, peperone, acciuga e cipolla. Sono tre sapori molto forti, molto decisi, ma che vi danno l'idea del territorio. Togliamo la pasta. La cottura di solito si fa sempre a tre quarti, non si fa mai completa, perché poi l'ultima parte la facciamo in padella. Un altro dei gesti bellissimi che pochi cuochi, se non gli italiani, sanno fare è quello di saltare. Il fatto di saltare, se voi andate in Francia e in altri paesi, mescolano con un cucchiaio di legno, usano, mentre la pasta va saltata, la pasta va mantecata nel momento in cui si salta, ok?
perché si raffredda leggermente, si toglie il calore, la pasta assorbe meglio il contenuto e poi si serve. Non va mai fatta bollire in maniera eccessiva, altrimenti si separa. Mettiamo sul fondo un po' della melassa di cipolla e questa vi darà una nota di dolcezza. Finiamo con l'acciuga, perciò spezzettiamo l'acciuga sopra come se fosse del parmigiano quasi. Ancora un filo di olio e il vostro piatto è pronto. Tra l'altro è uscito quasi in contemporanea, per cui quello che adesso andiamo a fare sono degli gnocchi. Gnocchi è una tipica preparazione italiana che ci invidiano. Qui abbiamo preso delle patate piccole e vecchie. Sono delle patate che hanno quasi 6 mesi, per cui una patata che è rimasta molto ferma e si è asciugata. Cosa mettiamo dentro? Un po' di farina, appena appena, non ne serve molta, un po' di formaggio, grana padano, parmigiano reggiano, un po' di noce moscata. La noce moscata è fondamentale negli gnocchi. E poi mettiamo un tuorlo. Vi infarinate le mani appena appena e cominciate a lavorare lo gnocco. Perciò se ci vogliono 100 g di farina, ne usate 20 dentro, 20 ve le mettete sulle mani, 20 per staccarvi ancora le mani e gli ultimi per tirarlo. Adesso faremo qualcosa che voi non fate a casa, perché non c'ho la spatola, per cui usate un coltello. Ne prendete un pezzo e cominciate a lavorarlo. Perciò la prima operazione è quella di stendere la pasta. Fate come... voi non fatelo mai sta roba qua, però io posso. Poi ne facciamo una pallina in questa maniera, lo giriamo appena appena in maniera da reimpastarlo. Poi quando fate ridurre un liquido, la pentola deve essere sempre bassa. Se prendete una pentola alta tenderà subito a uscire. I piccolissimi che vengono dalla laguna di Venezia, spinaci saltati, e poi con una parte delle schie frulliamo, facciamo cuocere e poi lo montiamo con dell'albume d'uovo montato a neve ma cotto per dare volume. Il risultato è quello di ottenere una salsa spessa a base di gamberi. Acqua bollente sempre che bolle. Quando si fanno gli gnocchi, quando vengono a galla sono cotti. Una volta raffreddati andiamo a cuocerli da questo lato. Perciò facciamo una doppia cottura. Mettiamo un goccio di burro e andiamo a colorare i nostri gnocchi e li mettiamo giù come prima fase nella parte in cui li abbiamo segnati, in maniera da rosolare tutta la parte, diciamo, superiore, ok? Spinaci, togliamo solamente il gambo. Goccio d'olio. E facciamo saltare le nostre schie. Come i gamberi diventano bianchi, sono pronti. Ci vogliono proprio 10 secondi. E poi andiamo a finire in questa maniera. E il piatto è pronto. Grazie a voi.